Ciao ragazzi, siamo Bella. A posto. arrivati. Ma perché si è mutato adesso l'infame? Si è Mi ha imbarazzato, si sentito, è grazie al mutato. cazzo. Sono smutato con Marco che stava bestemmiando, dicendo cose veramente terribili, ragazzi. Parlava di spaccio, cose così. Eccomi. Sì, mi sparavo di spacchio. Eccolo. Mamma mia, io ho provato, sono stato tutto il giorno a letto con le luci spente perché il mal di testa non passava. Ho dormito 40 minuti circa. Mi Ah, sono svegliato scusate. rimbambito come pochi proprio. Ma proprio come pochi. Infatti Tra l'altro, la birra sto così inclusa. perché mi aiuta a nascondere un Meglio po' di di chi luce l'ha solare. fitusa. Chi l'annusa? Yezar, Ah. cosa ne Cioè, pensi odorare la di birra è me? strano comunque. Boh. Devi Ha smetterla anche tu con questo riso, po' di merda comunque. vabbè. Ha riso, No, quindi ormai non sono credo a nessuno. cose assimilate No, proprio. siete degli stupidi rincoglioniti. Tu Boh, e la costa e trademark e basta va con questo buon copyright. trademark. Che non mi Meme. so io il trademark perché mi fate Mancano cagare. E poi lo 18 uso sub anche a io. specchiare le webcam. Fatele prima che ritornino a calare. Perché adesso c'è stato il periodo natalizio, quindi non Ti calavano ama tanto. Mark, te lo posso assicurare. Ma chi? Grazie comunque, Sì, Daniel, per davvero? questo Come lo apprezzamento. sai? Beh, dai. Tom ci Io. chiede: o globico termore, sempre peggio. Cosa ne pensi dell'esame che ho fatto oggi? Il Ma che cazzo ne torno sai delle te, uova, Marco? della mela fa male delle uova. Anche questo esce Yezar quasi si come ama. l'altro, Yezar mi ami, ha detto Daniel. eh? No, però. Però Yezar possiamo ti ama? Ma imparare. quello, Ma mi vuoi bene, però. oh, come amico, sì. Quello no, Cioè, figurati. non è che ti devo mettere a Che lo so, 90, ci eh? mancherebbe. Beh, rispetto Io prima di Marco ti tutto, amo Marco. comunque. Anch'io. Che Ma cosa ha fatto? adesso mi Cazzo spieghi perché dici? ridi, scusa. Ma Cosa non vuol è dire che vero, una ridi? bugia era la mia. La tua non Bene. lo so. Figurati La se tua era era una una bugia. bugia? Ah, Perché adesso rimango figurati in se era una dubbio. bugia, Vector? Sentiamo. Perché sei sempre così Grazie, nell'affetto. Sei Usama. sempre Tsundere Boy. È Cosa stata vuoi? una delle mie live Di questo migliori, quella di talento. oggi pomeriggio. Grazie, Sono un pochino strano, però, Liezer, non so grazie. perché. Capito. Era le webcam un po' Sì, sminchiate. era la. No, perché abbiamo raggiunto anche l'altro obiettivo lì. Quello di avere. Quindi la live che hai fatto. No, niente. Cosa? No, niente, ho Boh! sbagliato. Volevo Trademark, fare. sì. Basta aggiungere Copyright. trademark. Comunque c'erano due parole che io e Grazie, mio cugino Otremox. dicevamo sempre Grazie. da piccoli Una era a figa? Una era? menadito. Una era boh, quando ci facevano, si facevano le cose apposta. E l'altro era probabile. Che parole stranissime, No, ma lo ragazzi. usavamo anche quando non serviva. No, non parole strane. Le Grazie, io non avevo usavamo capito. anche quando non serviva. Cioè, tipo, Marco, buongiorno a mia nonna, io probabile. Come Ah, probabile, proprio come fate diceva. con corno, nel senso Sì, uguale. esatto. Cioè, le usavamo, non sono parole strane di per sé, ma diciamo probabile a caso. A sproposito, sì. Nonna, d'altronde. Sì, d'altronde con corno, sì. È in vita? Bello. Ah, già, dobbiamo giocare. Dici, È Moro, che una pensi? birra, E ci ragazzi. siamo dimenticati. Ecco, domani. Beviamo la A birra. parte che già stamattina abbiamo dimenticato il gioco del gioco. Il È gioco del vero, gioco. Il è gioco del gioco. Eh beh, domani due, ve lo ricordo io. No, facciamolo adesso. E non Infatti, vedo un la cazzo. giornata è ancora attiva. Sai che lo Aprilo. volevo ricordare, durante la rassegna, poi il tempo dell'almanacco di Luke mi sono scordato E tutto. poi domani, visto che non sappiamo cosa fare, domani sera finiamo tutti quelli che ci mancano di vecchi. World Domani sera facciamo Game. la serata di fare tutti quelli che ci mancano. Va No, com'è che bene. si chiama? Linkato qua Guardo sul in live. Telegram. World Best Mettitelo Comp. in Dick, mettitelo. Forse l'avevo già capito. Ostia, Ah, bella Best grafica. Game. Non è. Oddio, come si chiama quello medievale che faceva cagare? Kingdom Come? Ecco. Kingdom Con sta Come, grafica dici? così E incredibile, però. beh, era l'unica cosa di cheat che avevo. Beh, però questa è tanto bella. Può Secondo me è Kingdom Come essere. comunque. Può essere, però boh, è tanto bella questa. Provate a scrivere Kingdom Sì, Come, ma mi viene secondo me è in mente quello. altro. No, Può essere? No. Ma questo è No? il trailer su Metacritic 82. Forza Horizon allora. No, non è No, Forza 82 Horizon no. 82. Che cos'è sta roba? Ma è che grafica è È a incredibile, Plague Tale, dite? vero? 82 ha Ah! solo. Può essere l'ultimo. 82 soltanto, credo. Innocence. Sì, fai l'ultimo, Plague Tale. Ci può stare, cioè. No, è il primo allora. No, è probabile. No, però. Beh, sì. Scusa, Ma è no, è Next palesemente. Gen. Ma scusami, ma è Però su palesemente a Switch. Plague Tale.
Che è sta roba? Scusa, scusa, Innocence, Innocence è Placatella. Ah, no, aspetta, come si chiama? No, aspetta. Cosa? Ma è vero, Requiem, ah, è Requiem. Ah, no, il 2, maledizione. Vero, sì. Vabbè, vabbè, l'avevamo capito comunque. Sì. C'era sotto. Aspetta, Maci, ragazzi, ho sbagliato. C'era, guarda, c'era, un attimo, c'era, quanti ce ne mancano. Il Carabaggio. Guarda quanti ce ne mancano da fare. Questo Unplayed, oh. Perché non l'abbiamo fatto ieri? Non l'abbiamo fatto neanche ieri. Forse abbiamo fatto quello del giorno prima, perché sono giorni in un orario, magari, non lo so. Minchia, ah, forse abbiamo fatto quello di domani, quindi, noi adesso. No, come ieri è possibile? Non l'abbiamo fatto. Com'è che siamo in avanti? Ieri non l'abbiamo fatto perché ho iniziato a giocare a Forspoken. Fai vedere com'è. Però non l'abbiamo fatto all'inizio ieri. Deathloop, questo, no, non credo. Non so cosa sia. Aspetta un attimo, fa vedere. La live. Io ho zero idea. Sì, sì, no, cambia mezzanotte. Brutal Legend, io non mi ricordo. No, brutal. Ma non ha mai sottile. No, no, c'erano delle parti con i disegni, effettivamente. Moro, metti Brutal Legend. No, Bioshock non è. No, Bioshock. Metti Brutal Legend. Sì. Perché c'erano parti con i disegni, eh. Mamma mia, se da qui non l'avrei riconosciuto. Vedi, vedi. Poi magari bravo. Sì. Minchia, bravi. Sì, perché c'erano ste bravi, robe. Bravi. Lì l'ho riconosciuto dal secondo, ma dal primo no. Dicevamo... di lui mi sa che l'ho giocato solo guarda io. Guarda quanti ne ce ne mancano, giusto per vedere. Dal 224... Al dove? Uomo, uomo Catarin Frangente, grazie mille per il uomo. Un bel po' di live. Hai voglia. Tra l'altro abbiamo fatto una cinquantina neanche. Hai voglia. Allora... domani sera facciamo tutta la serata a trovare il gioco. Ma adesso cazzo, devo ruttare dal naso, ragazzi. No, l'avevano scritto però in chat Brutal Legend, non mi prendo la responsabilità. Io solo no, detto che poteva essere. Solo il frizzante e piango. E cattura un gioco. Ecco, bravo. Ha detto il signor Frank Phoenix, io non mi prendo. Cosa vuol dire che ho 12 token? Che cazzo è sta roba? Ragazzi, i miei occhi si incrociano oggi, non è possibile. Acquista Battle Pass. Ma non lo voglio, riscatto il settore 1. Ciuccia. Che è questo? Lo riscatto. E poi... Ma che bastardo. Amiche, cosa 5? Già, non posso più riscattare. L'ho fatto allora. Vado a lavarmi i capelli così poi vi seguo, bello sparante. Va bene, vale. Ma ti lavi solo i capelli? Beh, anch'io ogni tanto lo faccio. Eh beh, anch'io io li lavo separati anche perché uso i prodotti, non posso lavarli quante volte voglio quando faccio la doccia. Esatto. Perché vanno lavati un tot alla settimana, se no non li ammosci. Io sto facendo tutto il trattamento per renderli più forti. Per questo che sono pelato. Fai i piegamenti, prendi le proteine con i capelli. Sì. No, beh, sono due prodotti. Lo shampoo e l'olio che fanno bene al capello. Tendenzialmente sono due volte a settimana. L'olio di seno. Ce l'ho Ghost. Però lei è una figlia della Madonna anche perché devo usare quella merda. Ce l'hai, mo? Hai preso la... Non ce l'ho. Devo solo far arrapare Arianna che non si arrapa la prima, che ha rotto i coglioni perché non capiva perché Ghost era andato virale, lei comunque. Adesso fa... Vabbè, Moro, ma capita se non sei dentro una cosa che non la capisci. Poi ci arrivi. No, no. Allora, cos'è no, no? No, no. Mi ho invitato nel party. Domani sera Moro fa... come si chiama? Muscle March fa. Per Wii. Cos'è Muscle March? È il gioco più giapponese come hai visto in vita mia ed è bellissimo. Fammi pippare da questa cocaina. Che mi ha convinto un botto. Da questa cocaina, non questa. Non lui, tu con il gioco, l'acqua. Non la cocaina. No, Marco ha detto fammi pippare da questa cocaina, come se fosse il mezzo per pippare, non il fine ultimo, il prodotto. Non è il prodotto interno lordissimo, sporco, lordissimo, vedere, bello, ciao, ciao. Dov'è Ghost? Eccolo. Bello, il cappuccio non mi copre abbastanza dalla luce. Dovreste tra l'altro Ovec, c'è cioè il secondo boss che sto facendo su Hi-Fi Rush. Che fa cioè, allora la prima volta che te lo presentano come un personaggio di JoJo con tutte le scritte viola e il coso, però lui è stupido in realtà, però fa le pose di JoJo, è bellissimo. Lo voglio guardare poi quando lo picchierò. Guarda che fico Price. Viene bella. Ah, sei dentro, devo partire, scusate. L'avevi rifinita tu poi Persona, vero? Rifinito, io hai finito. Ho finito a novembre. Quando è? Bravo, bravo, Vincenzo. Comunque ragazzi, il finale del Royale è tostissimo, porca miseria. Porca miseria Pogba, ma perché? Comunque ragazzi, sono andato avanti il pomeriggio a giocarci al Hi-Fi Rush e
Oggi avevo detto in live che, no, forse dopo su Telegram l'avevo detto, che non è una piccola perla, è un piccolo capolavoro. Continuando a giocare sono sempre più convinto che è letteralmente un capolavoro dell'animazione nei videogiochi. Scossa? Ma... grazie parcheggio. Grazie parcheggio. Una giornata di bella lavoro, tornare grazie, a casa e trovarvi qui mette sempre tanta pace. Grazie a voi tutti gli gnomi delle feci. Grazie parcheggio. A te, bellissimo. L'ho giocato grazie. Con le musiche vere, ma le musiche vere in realtà credo ci siano solo tipo ai boss. Grazie, grazie Luca. E ti dirò, non c'è così tanta differenza dalle musiche originali fatte apposta per il gioco. Le musiche originali fatte apposta per il gioco, le avete sentite oggi in live, erano molto valide. Erano molto belle. Però è veramente bello, c'ha delle transizioni di animazione, degli stili di animazione bellissimi che in un videogioco non sono mai... Irene, se inizi così però già mi incazzo io. Vieni. Mi spiace, c'è Price, basta. Io invece stavo pensando di comprarmi quello lì che devi coltivare le piantine. È Weed Simulator. Weed Simulator, sì. No. Però for 20 game. Ma giocare qualche gioco che devi recuperare, no? No, già giocare i giochi del merda della Nintendo ormai lui. No, che devi recuperare. Devo fare il Nintendo Ma se sto giocando a One Piece, come faccio a recuperare anche un altro gioco? Devo finire One Piece. Finisci quello prima. Mica, tra l'altro mica è corto per niente. No. Però no, mi piacciono i giochi... Tutti i giochi che mi piacciono a me sono lunghi alla fine. Popovic. Che è successo? No, stiamo giocando. Garden Inn, esatto. Garden Inn mi sa che me lo compro. Me lo compro adesso. Ma cos'è Garden Inn? Ne dubito. Devi fare le piante. Devi coltivare delle. È un gioco molto rilassante all'unpacking. Cioè, ti metti lì, coltivi le piante. Chiaramente, unpacking aveva una storiella, un qualcosa di. Ma perché aveva una storia che era non credo. Sì, molto era carino, veramente molto figa dolce. La roba della storia di unpacking. Cioè, potevano tranquillamente non farlo. L'hanno fatto ed è. L'hanno fatto ed è anche sì, bella sì, per dire. Perché è una cosa che appunto non ti aspetti e c'è e ti fa piacere comunque. Tantissimo, ma è una roba incredibile. Oh, ciuccia, pirla. Pezzo di merda, mi ha ciucciato lui. Adv Inknusa. No, Inknusa. Ma potessimo. Ma per chi me lo annusa, magari. A parte che non so se si può. Non credo. No, beh, in realtà, perché no? Gli alcolici su Twitch. Non so. No, perché no? Anch'io non sono sicurissimo si possa fare. Cioè, non me ne ricordo neanche uno. Non puoi ubriacarti e robe del genere, ma pubblicizzare gli alcolici da non è... pubblicizzare, sì. Reato. E che effettivamente vi ricordate una sola sponsor su un alcolico? Non l'ho mai visto. Ma perché non penso che... Non credo che lo facciano. No, forse sai che sì, come no. È della vodka. Della vodka l'avevano fatto un sacco. Quella vodka? Sì, l'anno scorso. Mi ricordo... Amici sardi, andate a chiedere alle Knusa Puro di Lili, farci forse? Della vodka? Ma perché era una roba tipo la Vazza, no? Che fa la roba con il game. Dove andiamo? Beh, dai, amici sardi, andate nella sede delle Knusa e ditegli di mandarci la birra. Nel mezzo delle palle. Se non vi arresta, lo fate, perché magari vabbè, è una cosa sì, un no, po'... fatelo tranquilli. Chiedete con gentilezza. Amici... Dove c'è lo show? Birra Messina, meglio di una vagina. Sarebbe, vabbè, cioè, benissimo. Te la faccio... Brava, se ne riguarda, sei la nostra ambasciatrice, guarda. Anche avvocato, pensa. A parte che non è neanche più sardo ormai, Inknusa. Come no? E non è sotto, cioè sì, è sempre sarda, però è sotto Heineken anche lei, no? Bersagli in campo, al lavoro. Che simpatica, Irene Polpacci sporchi. Ma che cazzo stai dicendo? Chi è questo pizzaiolo? Non mi fa la pizza. Penso ci sia un pizzaiolo. Cosa ci fa? Sì, gioca al videogioco. Poker face, poker face. Stavo anche ruttando un po'. Poppo. C'è qualcuno? Voglio sparare. È il giorno in cui la ghicchia. Di solito mi va fluido. Poi la ghicchia, poi va fluido. Ah, sicuramente è meglio di Rene tette secche. Guarda, su questo non ci piove assolutamente. Però va già tette secche. Tech te sec, cosa sto dicendo? Che Moro mi ha distratto. T'ho distratto io. Tech te sec, cos'è? Mi hai fatto dire tech te sec. Cos'è questo? L'M13, madonna. L'M13 non esiste. Cacare male. Pazzo. Sai cosa sarebbe bello? Una roba che farebbe fino ad aprile. Sì. Cosa? Una roba che farebbe spiazzare tipo Irene palle lunghe, tu dici come? Irene senza tetto. Irene senza tetto è una situazione triste, scusami. C'è ragione.
C'è un cecchino di lana qui, se volete. Allora, Waterdrop avanti fino ad aprile. Tra l'altro, Waterdrop, ragazzi, se lo mettete dentro il gin è fenomenale. Secondo me no. Però... non è vero, però voglio provare, se lo provo. E invece, se volete fare lo fresh, fatelo in fretta perché finisce a fine mese, quindi tra 5 giorni. Ma no, dentro l'acqua tonica, però, magari, con il gin. Mamma mia, che come si incrocia. C'è allora. Oracolista. Grazie a nessuno. Akerudvz dice: grande Termoracolo, la birra Eclusa è meglio di Karimusa? Aveva il prediligio del dubbio. Beh, sicuramente. A mani basse, ti dico. Ma Karim cosa vale, ragazzi? Ormai. E intanto poi, ma Karim è tanto che non lo vediamo. Sì, poi piange. Dovevo chiedere sì, ma fare come qualcosa. Con Esprit. Dai, giochiamo uno. Quando siamo io e Marco, fa Esprit, mi manca da un po', lo voglio. Mamma mia, Marco. Poi sono io il... guarda, se non poi sono io il Tandori lì, come si chiama? Tandori? Sicuramente non Tandori. Il pollo Tanduri, come si chiama? Cos'è sta luce viola, ragazzi? È la mia aurea. Non ho mai detto queste cose di Karim e di Esprit. Ma che luminoso? C'è nessun hashish? Ma venite a vedere, scusate. Ma dove cazzo sei? Per due puttrelle, tu lo vedi? Vuoi vedere questo hashish? Questo coso viola luminoso. Non c'è niente ora, non c'è nulla di viola, ti droghi. È proprio io, ragazzi. Il bug luminoso, ma è veramente troppo ad Amsterdam. E poi vedi ste cose. Andiamo a farci una nuotata. Quello era Gianluca che si faceva i funghetti ad Amsterdam. Non è vero. No, invece sì. No, non è assolutamente vero. Vector. È tutto no, è uno scherzo. Il Roquefort, il formaggio per i blasfemi. C'è un elicottero, no, ragazzi, andiamo. Il formaggio per i blasfemi. Sono in bot quelli tanto. Sono in botta, andiamo. Sono in botta, ammazziamoli. Dov'è che è il formaggio di Massimo? No, ma non c'era niente. Voi lo vedevate in chat. Voi lo ragazzi, vedevate. Io stasera non so che succede, ve lo dico. Voi lo vedevate in chat. Sono vittima degli eventi stasera. Ma che parli tu? Come Dylan Dog. Sei la palese... vulva di esclamazione. Ma che palese dice, vulva? La miccia che fa traboccare il vaso. Ma nessuno... Vabbè, ragazzi, ho sempre peggio. Sparato? A chi? Sempre io. Peggio. Ti ho scambiato per un nemico, non vedevo il rosa. Ma che cazzo. Le foglie normali. Ragazzi, sono botti. Comunque non mi potete gaslightare così, ragazzi. Non sono mica stupido. Non volevo fare il buzz lightyear, scusami. Ciucciare bene, è un'esigenza. Qua, dove cazzo date a prenderlo che qua giù? Ciucciare bene, l'è proprio un'esigenza. C'è l'è un giubbotto toscano, l'è proprio un'esigenza. C'è proprio un giubbotto antiproiettile sopra qui, lo venite a prendere. Ma guarda tu, se devo essere per forza stampido. Avevo vabbè, detto Moro, ma tu slughi e pensavo fosse una un nuovo modo di dire dei vostri streamer preferiti che non siamo noi. Subito permalosissimo Moro, eh. Ma mi odiano i miei fan, Vector, cosa si devo fare? E tu sei testimone. Magari essere più gentile con loro, ma che più gentile con loro? Se mi trattano ma solo male io devo essere più gentile con loro. Sì, l'ho preso. Cioè, è come la guerra in Ucraina e la soluzione che c'entra è sta cosa adesso? Zelensky, devi essere più gentile con Putin. No, figa. No, non è la stessa cosa, perché tu sei il cattivo in questa situazione, non è che chiedi ai buoni di essere buono. Ma io sono il cattivo in questa situazione, scusami. Sì. Grazie Scorpio. Non è come se sei pelato. Cioè, guardala. Moro, inizia a essere originale e non bannarmi quando ti chiedo le stats, capisci? Beh, forse c'è ragione. Diciamo che è una, che è due, che è tre. Povera Irene, io la difendo. Ma che povera Irene che la mandi sempre a fanculo? E poi quello che le stats gliele linko sempre io in chat. Non è vero, perché io non dico parolacce, quindi non è possibile che dico questa cosa. Un giubbotto antifallipide. Ma che... boh. Cioè io devo essere gentile con la gente per non farmi mandare a fanculo, ma guarda te. C'è un altro giubbotto anticarro qui, se vuoi. Fammi far esplodere quale. Grazie, Roby. Adesso, per favore, smettila di rosicare, Moro. Grazie, Roby. Il vero villain è Marco, capo e king delle bestemmie. State zitti, allora King delle io non risponderò a nulla questa sera, mi sa. Ma dove siamo, ragazzi? Ma siamo tutti a capo di cazzo. Raduniamoci, per favore. Marco, vieni qua, dove cazzo sei? C'ho l'attacco con mortaio. Ah, bello. Ragazzi, però lo avvio meglio. Devo esaminare un po' di tetteri subito.
Posso farlo anch'io? Marco, per l'amor di Dio, vieni da noi. Non devi guardarlo. Arrivo. Su, guarda, piuttosto di leggervi. Ragazzi, bisogna andare però, eh. Canto una bella canzoncina mentre andiamo. Vai. Principe cacca. Ella. Basta, era la fine della canzone, tra l'altro. Non ho neanche detto l'inizio. No, era proprio la fine e basta. È partito. Una bomba! C'era uno scar. Avete delle... I soldoni! I soldi, eh! Small soldi! La manita Muscaria qua che è da prendere. Una manita Mustafa. Boh, ma guarda questa luce, ma cos'è, ragazzi? Moro, forse tu hai gli shader rotti, te lo dico. Dopo... Perché io non vedo nessuna roba strana. Dopo li ricciuccio, dai. Vado a fare l'altra cassaforte qua davanti. Ti seguo, bro. Vieni, vieni. Quanti soldi ho trovato? Bravi. Brut. Ah, qua c'è... Chi è Menito Buttolini? Chi è Menito Buttolini? Chi è? La Saura! Ma... Menito Buttolini. Ma che siete andati di là? È per fare le missioni. Io proprio BOTM, ragazzi. Cioè, ma anche Mark Opera, hai dato tutto, eh. Cassa di munizioni, che faccio? Ho fatto il livello 30, ragazzi. Il livello 30? Sì. Del cosa? Giuro. Non lo so, del gioco. Ah, no, ho capito. Fate il livello 30. Paurito, sì. Ma che cazzo sto arrivando, ragazzi. Ho preso un po' ma di... Ma no, stiamo arrivando noi, vale la pena. Andiamo dagli Ezra, che godo. Oh, c'è un Anna, Nicolo! Un Hammer. Moro, tu dovresti rifocillarti un sondrio. L'ho toccato dentro. Ma la barca è andata via, sarà per terra lui. L'ho buttato giù. Bravissimo. Mamma 50, mia, vabbè, ragazzi. Lo tireranno su tanto. Perché ho un po' di ammenicolo da mettermi? La barca è vuota, ok. E quindi l'ho buttato giù, effettivamente. Ma sarà nell'acqua, però, perché io non lo vedo. Dici? Per ma tanto è morto, cioè è sdraiato, quindi. Ma non so se lo... Roll 20! Dov'è? È non c'è niente Roll 20. È morto. Ah, ok, l'avete ucciso, buono. Mi avete dato la kill. Sono caduto nel Gange, arrivo. Ora... Questa cazzo niente, l'acqua era di merda, era, è vero, era è marrone vero. Come lo ho riso perché era incredibilmente giusto, cioè... E mi fa ridere la parola Gange, perché sembra Gandhi, mi fa ridere. Non Gange, ecco. Sembra Gandhi, è per quello che fa ridere. No, Vector, no. Andiamo nella safe, va là. Vai, vai, sono d'accordo con voi. People, people, ragazzi! Chi? People, cosa? Qui, qua, King Kong! Mortacci, arrivo come King Kong. Sui palazzi. Sono io l'unico che tiro l'uovi. Ho stromparato. Oh, di fianco! Che paura, che palle. Mi ciulano! Ma era cazzo, dietro, ragazzi, ho colpito, non pazzurdo, pazzurdo! Ho buttato giù, ragazzi! Cacato quello dietro. Quello dietro è a terra. L'ho ucciso. Sì, quello dietro lì. Non è vero, ma spara. Non so dove è il tuo dietro, allora. Giù, è giù. Ma okay. Voi state sparando un'altra squadra, io e Marco ad altri. Marco, no, c'è la squadra intera lì, dove cazzo vai? No, uno è morto. Sì, ma sono altri tre, vuol dire. No, è uno solo. No, di qua, Liezar, c'è un'altra squadra. No, siamo in due posti diversi. Ma è uno. No. Dove c'è Marco? È uno. E voi che cazzo stavate sparando, allora? Il quarto di quella squadra. Era dall'altra parte? Non saranno rimasti indietro. Cosa ho detto, Irene? Non mi ricordo. Dove è andato questo? L'ho colpito sparando a caso in acqua, non so dov'è. Ma no, Sauron. È lì da qualche parte. Sì. Ma uscirà fuori dal Gange. Colpito ancora. Basta con sto Gange. Perché? Perché sta basta. Salendo di qua, mi sa, ragazzi. Grazie, Rafskar. Lo rincorro con il mio pube, ragazzi. Ora è più o meno qua, Eccolo. Ora faccio fondo. Compagnia a sua madre. Traccato. Mi servono i colpi, l'ho finiti tutti. Lo rincorro come fossi in pubertà, più ragazzi. Lì, più o meno lì. Marco, avvicinati, però. Ma io finiti i colpi, però. Vado a fargli allora la mamma, c'ho la cassa di munizioni, tranqui. Avvicinati, sì, mi arrivo. L'ho craccato e qua da ste parti, Ma sì, ma tanto non ha speranze, avete già vinto. Ma sta andando via. Ma sta andando via, dai che l'ho scagazzato. Lo rincorro. Me ne frega niente, lo rincorro. Liezar, vieni da me che c'ho la cassa di finanziere. Sì, sono sempre dietro di te, ma siamo sempre senza colpi. Vabbè, non ti preoccupare. Io il corpo, vabbè. Corpo sciolto. Ho il colpo dell'immortale. Hanno sparato occhio qua vicino. Qui c'è il mercato aperto, non vorrei fosse stato lui a ciucciare. È possibile. Adesso non lo vedo più. Bombardamento di figa, via! Andiamo dentro casa qui. Ci sarà anche lui, Io sono fuori, purtroppo. Catroia.
Una macchina davanti a noi, eh? Davanti a noi, a sinistra. Amici, io non ho colpi, però ho 40. Ma ci avevo buttato le munizioni una, prima, una terra, mi hanno terra. Sparato... Occhio, occhio, sono qui. Macchina. Ma ero lontanissimo, ero. Mi hanno sparato con Luca Mario. Uno l'ho ucciso, eh. L'ho colpito! E qua dietro. Pazzo in culo, perché sono esploso? Colpito ancora, sono morto, mi autorianimo, però, fermi. Anch'io posso autorianimarmi. Se non mi tiro una granata, mi ammazzo. Mi ha tirato una granata. Rianimando non voi. Mi ha preso, scemo. Adesso su è sulla destra? Mi ha buttato giù di nuovo, ragazzi. Ostia moglie, mi hanno alto bombardamento. Alle spalle. Aia no, mi ha toccato granate. Il buto. Il buto? Vector, se vieni qua riesci a tirare su. Ma Marco, mi vedi che sono effettivamente una scimmia? Sì, sì, questo è chiaro. E poi c'è sotto il peto! Pedro, 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 no, c'è l'armatura d'oca. Sì, comunque questo qui aveva 200 granate, cioè non è possibile. All'urlo di Mazinga, no? Comunque adesso facciamo il gulag, vecchio, gli facciamo un po' più pop. Ho la mira calda, nonostante i miei occhi incrociati e la Moro, mia testa che te non c'è. Qua, eh? Oh, bro! Ah, siete voi due? E io con chi sono, allora? Oh, con Lezzar, spero. No, io sono già dentro. No cap, bro. Certo. Sono con Guzio. Ma chi è questo qua? Vabbè, ma sono contro Don Pelaio! Ma come fa? No, amore è con me, non può essere contro di te, ma è possibile. Bella questa, eh. Teso a livello pelvico. Grazie, pelvico. Hector, no cap, bro. Ok, noi abbiamo vinto. Vabbè. Io ho fatto... Ho distrutto un'armatura, però, Trombare, vado a sinistra a cagare io. Cazzo, io ho ucciso uno. Ti prego, collega, fai qualcosa, Santinu... Niente, ho fatto tutto io. Tutto io ho fatto. Tutto il patrimonio, uno. C'ho una mira incredibile. Com'è che col mal di testa e gli occhi incrociati sono giusto? No, ecco. Non scendete qua, sono io. Non scendete qua, sono io. Che devo fare, Liezer? Vado da un'altra parte. Uno l'ho seviziato. No, Vector, gli ho tolto un duco. Devi farcela. Dove sei tu, Liezer? Io non ti vedo. C'è gente, ma l'ho proprio crivellato di colpo. Ho sparato senza toccargli il pipo io. Sono vivo, ma per dirà. Bestia, bravo. Moglie. Scendete più lontani da dove sono io. Adesso c'è Marco. Dove sei tu? Marco è quello verde, vero? Sì, sì, esatto. Non c'è niente. Ah, Moro, torna indietro, dove vai? Da Marco. No! Ma merda, quello non è Marco. Marco, è che Marco ha messo il punto, quel bastardo. No, ma c'è sì, pure per scendere uno io. Qui da ma me. Ma è il punto verde comunque. Vaffanculo, non è il punto verde, sei tutta un'altra parte sei. Come non è il punto verde? No! Hai messo il punto verde a canicattisi. Ma che dici? Ma se sono sceso al punto che ho messo io, com'è possibile? Marco, ti sicuro che no. Quello? Ma sono io! È una persona. E sei già... Non si vede nulla, anche da vicino non si vede il bollino. Euro moro? Aspetti, restiamo, tanto i soldi ce l'abbiamo. Cioè, avete 20 euro per il cane? A destra sparano. T'hanno sparato. Andiamo allo shop, venite allo shop. Avete 2 euro per il cane? Che vuoi? Mi servono 50 gold. E ti do 2 euro. Per il cane. Sì. Sento sparare qui vicino. Tiro fuori la mia Beagle che sono fatto. Ho trovato lacrimogeno, ragazzi, sarà più che piango. Questa sera è proprio una sera, Culo del naso. E perché fa? Allora, c'è una squadra lì comunque, guardate il mio punto. Dove mi uccidevano prima. Chi lo vede il tuo punto? Io vedo un cacchio io in sta mappa. 5 kill, ragazzi, non me lo ricordo io. Ehi, Gulagang. Non ho assolutamente idea di dove hai messo il punto Moro anche guardandoci, bro. Guarda, apri la mappa. Io non ho le armi, ragazzi. Io sono dotato di una pistola e di tanti, tanti sogni e nient'altro. Io non ho neanche i sogni, so. Vado sotto nel... Quindi, è possibile che hanno ripulito tutto? Io penso. Sono da Gino da campo, un attimo. No, attento come cucini che ti piccia. Amiibo mai. Fammi sparare a questo cartello con la pistola. Mi hanno sparato. Mi hanno sparato 2 colpi. Io. Mi avete abbandonato comunque. Caso. Un gran non lo so, qualcuno mi ha sparato 2 volte comunque. Ahia, mi hanno colpito. Io vi ho fatto vedere dove erano, siete andati proprio lì. No, sono più là. Sono loro che sono venuti da noi. Grazie, broccolino. Grazie a me, broccolino. Occhio, che mi sparano un botto. Che sono proprio nudo. Gente che sta atterrando lì. Dove arrivo, lì? Bro. Aspetta, fammi prendere il Warthog qua. Anch'io voglio fare... Ah no, spazio. Altra troppo. Gente che è atterrata lì. Ahia, mi sono spaccato il culo. Ho spaccato l'armatura viola a uno lì. Siete fuori safe però, Marco, c'è gente che scappa di là.
Grazie da safe. Non l'ho colpito. Ma cioè, sì, lo so. Malco. Cioè, andiamo in safe. Sei... Aia! Mi sparano anche destra. Dall'altra parte, ragazzi. Scappiamo, andiamo in safe. Qua a destra c'è qualcuno. Andiamo in safe proprio nell'immediata concezione. Ma andiamo da sotto, però. Andiamo da sotto, venite nel tunnel. Se... Ma io sono... Dove? Che io sono già qua. Sono già no. Sopra, sono. Come nel tunnel. Mi hanno sparato, mi hanno ucciso. Ciao. Grazie, Paperino. Paperino marinaro, grazie, bello. Possiamo tirarlo su, abbiamo i soldi. Comunque. Sì, sì. Però pensiamo a capire... Andrò avanti con uno stuzzicadenti e tanta volontà. In realtà andiamo a restarlo mo'. Ma a poi quello finisce il tempo, stanno arrivando. Poi finisce la gente. È piuttosto ma non dopo, mi restate. Dopo la chiudono, Piuttosto non mi restate, perché sì, dopo sì, no, dai, magari andiamo. Ci va bene no, andiamo dal caos. Oh, una qui! No, no, ragazzi, sono solo, senza i soldi. No, ma lo so, con te. No, ce l'avete voi due. Ce l'hai tu, dammi i soldi, Vector. O la borsa o la minchia. Se fate sei un rapinatore, perdonami, subito solo i soldi voi. È il mio lavoro volere i soldi. Io non so quanto troveremo qua intorno, però io Lietz. Non nulla, o torniamo ai nostri cadaveri se li trovo. Ma tanto resusciterò uno solo, quindi. Ma magari vi va bene, c'è l'evasione dopo, torni pure tu. Se vi va bene. Ma in teoria dovrebbe esserci. Sono un Toriu. Passiamo dall'esterno destra, qua. Sì, sì, sì. Nel gas sono finito, porca miseria. Andiamo dentro questa. Ma signore Marco Lezzar, che però sei Vector, li hai visti tutti? Sì, sì Marco, sono qua. Ma perché sei andato da loro tu? Li ho colpiti comunque. Ne ho colpito uno in realtà, l'altro no. Qua ero morto da qualche parte, io mi sembra. Forse no, non mi ricordo. Loro adesso sono ancora nel tetto, vanno via liquidi. Mutuo! Se ne uccidiamo uno, gli rubo tutto. Ok, sono dietro questo camion. Mi hanno fatto cagare perché c'era uno di fianco a me. Maledizione, un'altra squacquera. No, forse sono le altre due. Come la metto la claymore? No, la fanculo. Amici, ma io muoio. Come si passa di tutto? No, pezzo di figa. Ma muoio io, non ce la faccio. Pezzo di figa. Sono morto. Siamo morti. Vabbè, ragazzi, va così, alla fine. Dobbiamo provare. Capita anche questo. Cappuccio non è da trapper o rapper da un bel po' di anni, comunque. Però, no, perché tipo da vedo mai meno stato... luce. Vedo meno luce. Da rapper sì, come no. Ai tempi sì, anni 90 da rapper, cioè, guarda Eminem. Ma io c'aveva le tutone giganti. Ma poi lo usano tutti. C'entra, già con il cappuccio le tutone giganti. Anzi, addirittura aveva anche il cappuccio di lana sotto il cappuccio. Cappuccio di lana? Cioè il cappuccio quello invernale sotto il cappuccio. Si metteva il cappuccio con sotto il cappuccio. A volte si metteva il cappuccio con sotto il cappellino. Ah, beh, già è diversa. No, tutte e due. Eh no, tutte e due. Non è che uno faccio, sì o l'altro no. Il cappellino tutte e due e faceva. Cioè, è proprio lo stile di Eminem. Anch'io, guarda. Ah, non ce l'ho, questo non c'ha il cappuccio. È un collo più alto. Arcappuccia o... Oh, basta queste armi, quante? Ok. Army of two. No. Fammi vedere questi personaggi. Questa chi è? Anche io, Jack. Cos'è chi è? Stiletto si ti chiama. Ti rispondo infatti perché fa ridere risponderti, non perché seriamente dicevo... Oh, ha detto che è da rapper, mi lamento. No, era una risposta ironica anche la mia. Chi è Klaus? Ah, è Babbo Natale. È Babbo Natale. Non mi pare, comunque. È Gazz... Santa Slay, come si chiama quel film lì? No, Klaus si chiama. Ma quello, come l'ultimo Donna di Casa? Babbo ma dai, sessisti. Cos'è? Donna Casa. Perché deve pulire e cucinare. Ah no, c'è anche l'uomo di casa però. Ah, bravi, bravi. Ah, mi prude la scapola. Grattati. Sì. Tecnocuba. Ah, c'è anche donna trasferta e uomo trasferta. Perché sono fuori casa, appunto. Vabbè, c'è Pogba. C'è Gromsko. Chi è Luna? Luna. Comunque se c'è una cosa che non sono per niente riusciti a fare è venderti le skin degli operatori. Madonna mia, zero proprio. A parte alcune. Ma io ripeto che in un gioco in prima, a meno che non un gioco come Apex che le vedi perché fanno le skill eccetera. Ma non è solo quello. Comunque cioè, le vedono gli altri. Però ma a me non me ne frega niente, le voglio vedere io. Se io vedo Ghost in giro, è un soldato qualsiasi.
ed è il più caratterizzato di tutti, a quanto pare. No, ma in realtà no. Cioè, se in giro, se comunque uno in mimetica militare, basta. Cioè, se è qualcuno che è riconoscibile, quello è Price sopra di tutti, proprio. Ma neanche. Che ha i bozzettoni grossi, c'ha il sigaro. Eh no, perché c'ha il cappuccio e la maschera di Ghost. No, ma dico in generale, cioè, anche prima Ghost era quello no, meno. No, ma quando li vedi qui sono tutti soldati normali. No, ma è... qua hanno tutto lo stile uguale. Ma infatti io non comprerei skin su questo gioco, ma in generale almeno su questi ma giochi non credo, non cioè, a parte Pogba per il meme, ma... Sandali pollici. Mamma mia, che cecchino che sono, ragazzi. Chi è? Aia. Quello cecchino di po... E Apex è morto. Apex in realtà lo sta... tutti quanti l'hanno un po' droppato in queste era, ultime due season. Apex non sono piaciute. Non sono capaci, purtroppo, per adesso. Non sono bravi né a fare i pass. Quando torneranno un pochino in pompa magna, io volentieri. Io non l'ho disinstallato, infatti. Anche se probabilmente ho una patch che è grande come il gioco intero, però... No, non lo so, perché sono tutti uguali, quindi se mi dici un nome di una persona qualsiasi, cioè se mi chiedevi c'è Alberto, no, no, che cazzo è Alberto? Cioè non è che... Mamma mia, moro, ottimi 2 frame e 50 su questo aereo. E che occhio sopraffino che sei, visto? Hai visto? Andrew Big Sock, sulla destra per andare a fanculo, controlla un secondo. Vediamo qua, per andare a fanculo proprio qua. Non voglio la macchina di merda. Andiamo lì. Dov'è lì? Non, vedo non lo so, non vedo... Ah, guarda sopra, guarda. È muzzicolo... Oh, ok. Ma non so il nome in codice, e allora io che cazzo non so, eh? C'è altra gente? Sono tutti qua da me. Ma qua è possibile. Andiamo dall'altra parte del ponte e via. Andiamo dall'altra parte del ponte. Ma lo sei tu che sei rimasto indietro, però. Oh, porca miseria. Prego, prego, c'è anche te. Mi chiamavano Tom Tom? No. No? Sicuramente più a te che a me. Mi sembra che pazzo. Mi sembra che pazzo? No, no. Cazzo. Mi ha sparato, ma ha fatto avere addosso. Ho sentito rompere un tabernacolo. Hanno un dissacrato tabernacolo. Tutto, moro. No, chi è stato? Ho sentito rompere il distintissimo rumore di un tabernacolo, si sa. Ma lo riconosco, ecco. Certo. Devi credermi, non sono tanti pazzo. Tanti anni in chiesa, figurati. Non sono pazzo, era un tabernacolo. Tecnoscimia, sono io. Siamo noi, oh. Questo cos'è? Un fucile? Lo raccolgo. Un ciuffile da Bettino. E apriti porta. Un secco. Ragadil, il rimedio per il culetto. Non lo so se è proprio un rimedio. Beh, sì. Per le ragadil. Ragadil, non... sì. Ma le ragadil no. No, quello è il problema. Esatto. Di solito sulla panchina qui sono del... Non è un drone da persone che non capiscono molto bene quello che fanno. Vediamo se li trovo. È carino trovare delle armi. Oh, una moto d'acqua con le gomme. Come la si moto chiama? E basta, quindi. No, un gommone con la gente. Ma con le ruote cos'è? Li vedete? Ve li sto puntellando. Marco, puntelli? Educato. Li state vedendo? No. Come no? Mi dice che li spotta. Ma con il rosso? C'è gente sì. Qui da voi? Oh, puzzona merda, ragazzi, arrivo da voi. C'è anche uno dietro una qui. Una terra ed è morto, di base. Partiamo da questo presupposto. Come esco dal drone? Come si esce dal drone? Cazzo ne so, Marco. Non lo esco, so nemmeno io. F. Ti hai premuto E, mamma mia. Avete ucciso quello là? Sì, ho sodomizzato tutto il sodomizzato. C'era uno che vi sparava da dietro, però. Ed ero io? No. Sicuro? Non c'era nessuno qua, arrivavano dei proiettili. Come siamo in procinto. Ma può capitare, mi piace lo abbia. Non c'è nessuno, peste. Ah, là sono, ma non si può fare che sono così ragazzi, lontani. Ragazzi, c'è calavera qua, mangio un paio di panini e arrivo, Che cazzo? Mangio un paio di panini, avanti pure i fatti tuoi. Ostia, è Vector.
A destra ciucciano, No, ragazzi, comunque no, il problema più grande di COD rimane il fatto che non si capisce niente nella mappa, non si capisce nulla, i segnali, le cose, niente, io non capisco dove siete mai, vi devo guardare. Ring. Ok, cioè, proprio dalla minimappa e basta. A 2:36 e sali. Oh. Ma Stampei. Cazzo. Grazie Ema. Cazzo, è in giapponese. Non credo di essermi fatto la tua mamma, my name is, però fa piacere, dai, non ho soldi, però sono... ti devi autoalimentare. Questa gente che pensa che ci scopiamo le loro mamme, ma io non capisco veramente. Infatti nessuno tromba i vostri familiari, ve lo posso assicurare. Forse. My name is... What? My name is... What? Perché è l'ultimo? È Vectors? Io devo mettermi una gonna, ostia. Bravo, a cenare. Ragazzi, sono dentro, mi servirebbe un tappo per il culo. Gliezer, allora, mi tiri su prima di sparare. L'abbiamo ucciso, dai Gliezer, vai tranquillo. Uno è andato. E ora indietro. Buono. Siamo dei fotti madre, sì. Ma sei fotti madre. Madri fottitore. Da dove sono gli altri, però? Una cassa di munizioni. Donne. Nel senso sessuale. No, comunque, non è adesso, non lo fai. Guarda che mi sparavano con un cannone sessuale, comunque. Ostia, mi chi spari? Ah, non è una persona, sembrava. No, è un tonco. Ma dove andiamo adesso? Sul ponte. Sì. A fare sul ponte. Di là la safe. Andiamo di là. Ponte Morandi. Andiamo lì. Ma siamo già in piano safe. Ustia veicolo. Ippodromo. Amoltres. Uno è quasi morto, ragazzi. È craccatissimo. Quello dietro è craccatissimo. Mi è andato duro. Io non li vedo più. Sono andati oltre il ponte. Ragazzi, volete una cassa di munizioni? Ma ci aspettano oltre al ponte, mo questi. Infatti. Avete bombardamenti, no? No. Colpito sulla montagna. Ma come lo vedi? E come lo prendo io sulla montagna? Mo? Colpito ancora. Copritemi. Vai, coprite, bravo. Traccato il tizio sulla montagna? Ho finito le casse, ragazzi. Molto le munizioni. Ok, sono di qua. Lì c'è uno, l'ho visto. Dobbiamo avvicinarci un pelo, mi sa. Sì, possiamo caccare adesso. Sono anche a destra. È a terra quello lì sopra, Ottimo. Che spara con questo cannone che fa un rumore grande? Ma cos'è il Raff? Credo. Raffaele. La Yep era qua giù. C'era un altro qui, però. Si è andato a sinistra. Bambino, anzi, Valerio, mi hai ricordato? Tutti i che Moro che lancia le munizioni e fa mi cazzo di sandalo. Ok, ho craccato questo qua sotto. Lo pusho. Mi sono rotto le tibie. Non in poerta. Sotto. Io non lo vedo in realtà, però so che ha sparato lì. Cazzo, è un cespuglio, ragazzi, non è una persona. L'ho ucciso, sto scemo. Apo S? Nah. Prendete il giubbotto sessuante. Accepicchia. Prendi tu? Cos'è che ho trovato io? Le munizioni per il mio grande pene portatile. È portatile. Se va a munizioni, va. Sì. Troppo comodo, una mina debilitante, gli fa venire la tosse, l'influenza. Ritorniamo su, che andiamo a esplorare qui. Ma quello sopra l'avete trovato qua? No. O era quello che è sceso da dietro? No, non era quello. Stava salendo quello lì. Oh. C'è un maneggio, devo rifare gli zoccoli al mio cavallo. Vabbè, non c'è nessun cavallo. Cazzo? Chi è che ha fatto fare? Cos'è? Che ha fatto palo? Marco, ma hai fatto esplodere tu, Marco? No. Ma sembrava un fucile gronde. No, è esploso qualcosa. Ho sentito anch'io, ma non può non essere stato anche elicottero. Ma se un elicottero. Non è un elicottero dei bot quello. C'è uno che sta scendendo là. Altri due che stanno scendendo là. Abbiamo di verso di loro. No, le finestre. Ma si è lanciato? Vabbè, perché quelli là sono lontani, ragazzi. È perché c'era l'acqua, quindi sono lanciati via. L'ho colpito un po', però poi basta. Non li vedo più, sono in vendemmia, forse.
Moro, uno è andato in acqua, quindi questo lo... ballo. Senza delle munizioni? No. Qualcuno ha un AV che capiamo un attimo. L'ho usato prima per cacare. Andiamo lì. Ha suonato qui. Testa di cazzo. Ok, provo ad essere il più sexy possibile. Avevo messo il sonar e l'ha visto che era di fianco. Ti ma niente. Però non via. era l'ultimo, no, forse va l'arrivo. Era Luciro, smettila. È arrivato, ho detto due frasi degli streamer che non siamo noi. Sì, sì, esatto. È andato via. Iniziamo a bannare. Ma perché poi capiamo che frase è di una... Capiamo e capiamo, non è che... Eh no, ma lui lo fa per citare, lo so. Sì, perché è uno stupido, però capiamo e capiamo. Certo. Ma come boh, boh e boh. Posso capire se mi metto a dire manzero... Anche per forza è italiano, ma lo fanno per citare, chiaramente. Ciao, Reynolds. Andiamo a prenderci il nostro sandalo? Uh-huh. È il momento di cacare qui dentro! Pezzi bio. No, non c'era nessun pezzi bio. Ma dove... ma le casse non ce le abbiamo vicine, quindi non possiamo fare nulla, non scherzo. Se vuoi cacare. È una persona! Long! L'ho craccato. L'ho craccato ad Amsterdam. Attento Simone. Ce n'è un altro sotto, nella montagna sotto. Andiamo insieme, andiamo tutti. Eccolo là. Mamma mia. Hanno fatto cacare nell'ano. Dentro. L'ho craccato anche perché quello siamo sotto. Tutti dentro come dei vigliacci. Perché c'era ragazzi. Un bombardamento di segale. Mi ha rotto la porta. No, che ci ammazzano tutti qua dentro, dai. Devo usciamo. Io sono uscito. Vai. Mi sparano. Porca bestia, mi hanno sparato in cracca. A terra, ma sei morto subito. Perché tu eri lì sotto poi? Altro bombardamento. Ho detto bombardamento. Tutto quello che ho fatto, quindi. Ma allora. Perché l'hai fatto? Non è che se lo dice. Oh, porca miseria. Eravamo tutti dentro, tiravamo Lizar, una granata, dentro, eravamo vieni morti. Dentro che ti tiro su. Sono io. Morto. Cosa mi tiri su? No, Vector. Non farlo, Vec, aspetta. Sono fermo. Stanno tirando su uno da loro, No, Moro, sei sono convinto. Fortissimo, vicino alla mia situazione. Vito 85, facciamoli fuori. Moro! Merda, moglie! No, sto una recuperando terra, la stampida. C'è Sanpei! Ghost nei miei coglioni! Non ti pezzi pozzare! No, non fatemi male! Ma che stronzi! La bomba è rimasta perché sei morto? Però effettivamente io ho chiuso la porta perché la bomba è rimasta appiccicata alla porta. Ho avuto la freddezza di pensare alle cose velocemente e salvare la situazione. No, è rimasta per terra. Io... quello sta calmo. Io sono morto, ho lo fa solo per triggerare le persone e basta. È il capo dei poser. Io uno l'ho spaccato di cazzotti. Uno dei cazzotti l'ho spaccato, ma l'altro no. Grazie smacca. Allora, vediamo. Grazie mille per i tuoi 11 mesi. Amici, mi raccomando, rinnovate se avete piacere. E fate giveaway tantissime cose. Strozzo. Esatto, giveaway. Ok, una di qua. Ce l'ha con non sono con te. Sono tutti due di qua. Cacare. Ho visto... Ma questo revolver è fatto di burro! Ragazzi, mamma mia come trombo, Ok, l'ho craccato, quello sopra mi ha messo il gas nella puzza. No, c'è quello là. Ah, brutto infame. Sono... Dove arrivo io? Sono il primo? Perché col revolver non ho la mira? No, ma zero. Ma questo è tornato di qua, mortacci sui... Ed è su nonno. Ed è su. No, ragazzi, sto facendo un grande errore. Ma perché io mi voglio incriminare l'anima? Anche se adesso Yusan lo banno anche lui. Solo che schifo ha scritto stasera. Mi ha rotto i coglioni. 24 ore di ban. Ciuccia. Sei da solo, Vec. Ma siete tutti pecora, io? Mori. No. Sì. No. Sì. Ore, mi sembra troppo, ma 10 minuti sei ripigliato. Faccio una cosa prima di morire. Ma gli hai solo aggiunti 10 minuti così. No, credo che dovrebbe toglierlo. Non credo. No, devi fare così, guarda. No, aspetta, no. Permaban e via. Sto andando. No. Ma che annulla sospensione e poi fai 10 minuti. Permaban. Poi. No. Però l'avevi già fatto. Cosa? Per 10 minuti. No, ho annullato la sospensione di prima. 24 ore più 10 minuti. Ah. Per quanto pare abbiamo testato sudoglia. Ma che poi 10 minuti fino a fine live, povero. Sì.
Fammi prendere queste donne. Grazie, Heracle. Grazie, Heracle. Heracle Master. Permalosino, anche Arianna, 10 minuti, dov'è? Oh, ciucciari. Ma che scazzo di zona di merda. La prossima città, Moro, Irene, ci ha messo dell'autoironia, quindi va bene. Autoironia? Sì. Allora, vabbè, lascialo perdere. Pazzo in culo, me mi si rischia. Bella, ragazzi, sono Tony Cairoli. Che despota, se non ti sta bene la tirannia, Ponzio. Poste pozza. Oh! Ragazzi, io mi dispiaccio per questo demente, purtroppo. Non so come fare. No, perché poi non ci prendono sul serio. Ma fan bene, pensa che... fan benissimo. Oh, oh, ah, li insultiamo e basta. Invece, no. A 90 va benissimo, Memi, ci mancherebbe. Che vuol dire? Lascia perdere, Vector, che sei piccolo. No, cosa vuol dire quello che ho fatto? Ah, anche perché ti rispetto a 90, figurati se Vector non sa. Cagati in bocca, Vector, no! È successo. Anche perché semanticamente cosa parlando riesco... Cosa vuol dire mi ricorda i tempi d'oro su Twitch? Ma quando mai? Ma non è ma una... quali tempi d'oro? Non è stato un momento storico il bando. Vuol dire i tempi d'oro? Moro Suka. Moro presidente di Suka. Il presidente del Suka sarebbe il presidente dei migliori sucatori, quindi in realtà sì. È l'insulto peggiore. Moro, però fai, eh. Sì, profile. Profiler, abbiamo poco tempo, fai. Un attimo, soccia, che mi deve dare 7000 alert qui dei prestigi, le robe. Ho fatto il prestigio, sì, sì. Regal. Oh. Prestige. The prestige. Facciamo le mani, vabbè, boh, non capisco che succede. Oh, ma quante robe mi deve mettere? È tornato per i due mesi. E tu skippa. E non c'è il pulsante di skip. Esk? Ah, esk qui funziona. Moro 56 by Salò, non penso proprio. Sorbo San Basile. Io non lo so spiegare perché ha fatto dell'autoironia. Eh sì, Arianna, dell'autoerotismo. È andata bene. Cos'è quello che ha scritto Twice? Lui. Stefano, attenzione. Un'ora, lui. Perché sicuramente succube di quell'altra stronza è arrivato dopo a... Vabbè, Moro, che vuol dire? Ci sta. Ma che ci sta? Che ci sta? Un po' di spina dorsale, Vector, per l'amor di Dio. Moro, l'amore fa questo effetto. Ma se la spina è del sale si scioglie e non c'è più bisogno. Cosa confermi? Bravo, Feris, bravo. Feris, grazie. Bravo, grazie, maledizione, Feris. Bravo. Ma uno grazie spettatore mille. La regala. Fammi vedere se ci sono dei piselli. No, purtroppo non ti posso dare il pisello stasera. Vabbè. Bravo, ragazzi, non mi trovate bellissimo? Sì. Ho visto la capigliatura Marco, rosa. Ma sai che sì? Aspetta, guarda. Non ho visto cosa hai fatto. Sì. Lo sapevo io. Lo sapevo. Aurora, ma che cazzo dici? Allora, aspetta, guarda che esco fuori. Guarda. Mark sta bene con questa guarda. Nuova capigliatura. vediamo. Uè! Una supposta per fare molta cacca. No, la supposta per cacare. Prima ho detto a Vector una cosa del genere. Non me la ricordo già più. Lascia bravo, perdere, Dempi. Meglio non ricordarsi. Ecco. Ragazzi, oggi lo so che facciamo la guerra, però domani è armistizio per cacare, assolutamente, nessuna guerra. Armistizio per cacare. In dubbio, questa cosa in dubbio. Da me ha fatto un I molto prepotente, Moro. I? Dubbio. Hai fatto I? Dubbio. I di Moro? Sì. Sto piangendo. Un attimo che ho solo. No, Ari, sto giocando. Ari, guarda, poi viene. Ari. Cioè, prima rompe le palle, poi. Ma non mi sbagli, fidanzato, per favore, se no piangi. Intanto piange lei, però, capito? Anche a me l'ha scritto in privato. Ari, ha scritto Manz, Mark, Manz. Non ti ha scritto Manz, smettila. Soldato nemico in arrivo. Poi parliamo noi, non ci sono le cose, poi sono i primi a fare rincoglioniti. Manz. No, parla per lui. Dai che sto ascoltando Xuderone, non mi sento. Stai zitto, stai zitto. Che Xuderone stai ascoltando? Dov'è l'apparato per succiare qua?
Oh, ma quanto lacrime per sbadiglie e risate questa sera, non ce la posso fare. Adesso mettiamo negli obiettivi, cioè nei cosi con i punti, paga la cauzione di qualcuno. Bello! Così se volete sbannare qualcuno o dovete pagare la cauzione. Bello, mi piace, bravo, una bella idea. Strano che è tua. A quanto la mettiamo? 200-300 mila? Non deve essere, impossibile. No, 50 mila. Ma tu dici dai permaban? No, perché sennò si attaccano. Dove andiamo prima di parlare? Sì, facciami vedere. Io ho già pingato lì. Non vedo niente in questa mappa del campo. Guarda la bussola. La bussola, che cos'è? Eccolo lì. Cosa ride? Cosa cazzo ride tutte le sere quando giochiamo con ride? Questo perticolo. Cosa vuol dire quando giochiamo a COD tutte le sere ride? Quando mai giochiamo a COD tutte le sere? Tutte le sere che giochiamo a COD lui ride. È uno qui. Poi. Dove sono i miei piedi? Pezzo di merda. Lì. Ragazzi, io sono sempre lontano craccato, da voi. Cazzone! È morto. Morire. C'è uno sopra il tettone, Vector, dietro di te. Cazzo. Mio papà l'ho presa. Ma che cazzo dici? Vabbè, ma che no, vabbè un cazzo, mio papà e mia mamma. Può succedere. Non può succedere, non è vero. Sì, può succedere in qualche modo? Non può succedere, sì, se avete due mamme. No. No, che tuo papà e tua mamma. La chiami comunque mamma. E hai solo un genitore che ha fatto entrambe le cose, può succedere. Sì, ci sono delle madri che fanno entrambi. Non come ruolo, come biologia. Allora, se io se io ti partorisco e poi dopo cambio sesso, sono diventato un uomo, quindi sono sia tuo papà che tua mamma nello stesso vita. Perché non è tuo sei papà. Sei stato mia madre, ma ora sei sono mio padre. Stato però esatto. nella vita sono stato tuo. Ma non è presente, però. Non è nello stesso momento, quindi non sei allo stesso tempo mia madre e mio padre. Poi non so, per un figlio come fa, chiama comunque la mamma, anche se si metteranno d'accordo. Che storia, ragazzi. Sì, sarà, deciderà il papà. Ah, chiamami mamma. Carlo. Vabbè. Una moto runghiosa. Beh. Salve. Mannaggia. È possibile fottere? È possibile caccare dall'ano? Sì. Te lo confermo. È solo, mi Ho sembra. Provato. Anche dalla bocca non può è, farlo. Non è vero che solo, comunque. No, è vero, può succedere anche dalla bocca, ahimè. C'è una malattia che non se mi ricordo come molto si chiama. Male. No, c'è un termine medico, ma non mi ricordo come si chiama. Smerdone, mi pare. Sì. Non è... Caccare cioè, male. Rende l'idea. Caccare male, esatto. Caccare bene un'esigenza quando vengono dalla bocca. Sorta. Il culo. A me purtroppo mancano un paio di esami per in medicina, se no ve lo sapevo dire. Un paio di esami ti mancavano per entrare. Per entrare all'ospedale. Che rumore di merda che fa Moro, non lo accendere mai più. Liezar, tu è finita sempre male con gli aerei. Anzi, gli sparo così almeno finisce subito. Oh, ma ti stanno sparando delle persone vere. Uno l'ho un po' trovato. Ma chi è che mi ha chiuso con la macchina qui? Dannazione a voi. Uno giù. Tu muori, cosa ridi? Dietro. Dov'è? Ma Liezarlo. Uno lo fottei. Come dentro l'elicottero, Liezarlo. Ragazzi, gli manca un colpo e muore là dietro. Un colpo va giù. Non è vero, Marco, non è neanche craccato, ma infame di non merda. È possibile. Ma che dici? Sarà più di uno. L'ho ucciso. Liezar, ciucciamelo qui dietro. C'è un altro. Qui dietro, uccisi Liezar. Tutte e due. Vedi che moro. E però si restano. Ma che si restano, via. Ma non ti hanno annientato, perché? Direi io che c'è gente ancora in giro. C'è almeno un altro in giro. Eh sì. Troppo forte. Roccaforti localizzate. I bersagli sono segnati sulla mappa. No, l'intelligence ha localizzato di trombi. Detroit ha localizzato. Un UAV è questo, mamma mia come godo. Però prendetevi questo voi. Godo per il Napoli. Ma che... Vabbè ragazzi. Non sempre peggio. Non mi distrarre Vector che sono... Garibaldi, e solo che io non vengo ferito. Il malato del Napoli. Bellissimo quello lì. La prima volta che l'ho letto. Cosa ho detto? Perché qualcuno ha rotto i coglioni, ragazzi. Sentito. Chi è? Baustelle mi sa che l'ho detto io, ma non mi ricordo cosa ho fiancato. Ma l'abbiamo nominato sicuramente più volte. Però niente di vannabile. Ecco chi si rende conto di non avere il cervello collegato quando si parla e quando si gioca. No. Vabbè, ci perdoneranno in caso di Baustelle.
Ma qui nessuno ha l'OV, immagino, per controllare se sono rimasti superstiti. No. Ah, c'hai. Non c'era nessuno. Andiamo verso il jukebox, là. Bravi. Ma Kenshiro è napoletano? Boh. Ma secondo me è assolutamente no. No, è coso, come si dice? È coso, è un posto al massimo. È della Basilicata. Ah, strano. Cosa vuol dire strano? No, niente, niente. No, sono lucano. Secondo me è una cazzata questa. Dov'è la Lucania? In culo. Lucano vuol dire di Lucca, chiaramente. No, vuol dire che è Luca. Poi è un amaro. Vuol dire che è Luca. Proprio, basta così. Ora vi dedico una canzone. Datemi Dai. L'input che faccio un paio di rime. Allora, Nemo. Parla di giovani. Ah, volevi l'input sì. questo. Sì, giovani che non riescono a trovare la strada del successo. Allora, noi siamo giovani wannabe, ma non facciamo R&B. Ci piacerebbe molto, ma purtroppo caco sciolto. Grazie, nonostante berba. Questa rima non è il Grazie, massimo berba. Devo dire la verità, Liezar, faremo un viaggio insieme a Massimo non per andare... se vai avanti così non ti porto per andare in Giappone a controllare un ottimo mignottone bene, no! bene. Non me ne venivano altre, non me ne venivano altre. Scusate di nuovo per quest'altra rima faccio prima a usare quella di prima Mm-hmm. No. Che era quella che non andava bene quindi però è meglio di quest'altra perché si ripeteva chiedo scusa a tutti voi spettatori ma perché no anche un po' ai miei genitori chiuderei così questa rima. MC vero sì sì una volta me lo dici ti compongo una base al momento sì Dio mio non farlo mai Marco, mi metto due pulsanti e patunz e poi te la faccio Io alle medie scrivevo i testi e me li rappavo. Mi dici una canzone delle medie tua? E chi se ne ricorda il però tipo... mia sorella ha trovato dei fogli con Gemelli scritti diversi, i miei testi tipo. L'altra volta io avevo nascosto tutti i miei testi in un gioco della PSP che ho detto tanto figurati se mia mamma va a ravanare lì è andata a ravanare lì e li ha buttati perché facevano cacare. No, me li ha bruciati. Che è meglio, Proprio li ha dissacrati per quanto erano terrificati. Sì, in Giappone quanto pare un puttanturro, sì. Ma ho scritto, ma in realtà ho scritto... No, ma speriamo di no. Un paio di ragazzi, rime l'avevo scritto ragazzi, anche ho visto un meme di Harry Potter, quelli dove c'è Ron in macchina, e fa Ron, che fai qui? Puttanturro, ovviamente. A parte che credo sia del 2009 questo. Ma chi è che spara, ragazzi? C'è un Monfrero alla destra. Monfrero? No, c'è un Monfrero a destra. Un Flay. Un Monfrero a destra. Ma è lontanissimo, È lontano, lontano. Aiutatemi, ho bisogno di aiuto. Aiutatemi, sto per morire. Morire per il Napoli. Stai zitto! Ma quindi è proprio colpa. Questa è colpa di Moro che mi fa schifo, ma lui mi... C'è un bombardamento di succursale. Irene, ma che cazzo scrivi? Oh, lo avvi lo voglio io, l'ha preso lì. È fuori pure lei, ragazzi. No, qui c'è un Alberto Angelo. Ma ci sei tu, amore. Te cavolo, arrossisco, bastardo. Una gran canzone. Attività un gran sociale. Questo jingle. Attività sociale. Va bene. C'è un grappolo. Ma non penso alle medie scrivesse la mia troia nella Cadillac, guarda, con tutta la buona volontà. No, non lo dico neanche adesso, figurati alle medie. Ho rubato dei soldi a qualcuno entrando. Testa di cazzo! Non lo so, ho testa di cazzo per il Napoli, bro. Questo non dissocio. Si può dire. Io questo voglio allontanarmi da questa cosa razzista. Se dissociati dei miei coglioni, Vector, Che sei, sì, che sei il primo che insulta il Napoli, la squadra di calcio, si intende. Ah, vabbè. Quella si può fare. Non è vero, io faccio molti meme. Anche io. Avevo letto solo le scrofe. Ma che scrofe? E non solo il Napoli. Sono qui, non chi è stai che zitta, Irene, per favore. No, io scrivevo cose belle, in realtà. Fa piacere. Cioè, non lo so se erano cose belle. Ai tempi mi sembravano cose belline. Poi non le facevo uscire mai e non le cantavo perché probabilmente facevano ragazzi, schifo. Sì, ho paura. Vieni qua. Al mercatone dell'arredamento. Bombardamento di figa. Voglio vedere che c'è qualcuno qui. Aspetta, ti lascio. Bello Shining qui. Oh, macchina. Arrivo nel, ma noi siamo tranquilli nell'Eurotrack del simulator, ragazzi. Macchina sul ponte vicino a noi. Vai, prendiamolo a sberle.
A uno credo sia craccato. Tutta la Mona Lisa è stato scraccato. Ma Leoli! Oh, Poisello, c'è da qualcun'altra parte. Simpaticamente io. Aia, sono sopra la terrazza del palazzo ducale, non prenderli. Il palazzo Ducati. Vector, hai chiuso la finestra? Non posso perché purtroppo non sono dotato. C'entra, non importa, avrei altre qualità. Sì. Serve. Pingati, altre qualità. Te li ho pingati, sono sopra il mercatone dell'arredamento. No, c'ho il bombardamento. Da dietro di noi c'è già. È vero, anche io. Uno si è rifocillato là. Ah, sono andati dentro, Mi hanno tolto la vita, ragazzi. Qualcuno che può venire a me a succare? Aspetta che... Leoli. Provo come si dice? Indissolubilmente ad arrivare a darti una mano. Per favore, che sto cagandomi addosso. Ma che non è vero che parte Sandershef. Sandershef. Ma perché era lì da solo? Alle 21.30 parte. Moro, non mollare. Perché sbombardavo, vedi che li ho bombardati, Marco. Ma in tre siete arrivati, che cari. Certo, che ci vogliamo molto bene, a differenza tua. Perché? Ma questo lo dirlo tu, pisciare? Quando mai ho dato sembianze di non... Lesa, prendi questo. Cosa? Marco, ma che dov'è la macchina? Guarda di che prima, sono lì di fianco loro, Io voglio salire sul tetto più alto. No, Marco, vieni qua, andiamoli a pusciare. Ma io almeno siete in tre, io ho la visuale dall'alto. Moro, te l'ho appena detto, non stai lì davanti. Sono nell'altro palazzone dell'arredamento di Fizzonasco. Ho craccato il Mestre Big Bro qua, come si chiama? Oh, io li pusho senza piastre. Craccato uno. Però la finestra ha craccato. Craccato, ragazzi. Pucciate la finestra. Amore mio. No, bocchini sorta. Ma si sarà già rifatto le piastrine. Dai, il problema è che dobbiamo entrare dentro. Se no, se stiamo fuori, è peggio per noi. E occhio, Marco, d'accordo, che sono lì sopra, Mezzo Calabro. Marco, purtroppo sono uscito. Vieni qua. Però arrivano, C'hanno qui. È una cazzata, lo sapevo. C'è un'altra signora. Questo è un posto veramente di Sandra. No, ragazzi, loro sono in vantaggio. Pizzone. Simpasio. Sono sopra lì, Colpito, ma lui mi ha fatto malissimo. Qui si combatte per tornare in azione. Aia. Sono Marco. Di questo ce ne siamo assicurati. Amici, mi stanno perforando, per favore. Ma tu devi dirlo. Non ho più piastre? Ah no, ce l'ho. No, è morto il mio pippone di fiarco. Aspetta, qui, occhio, che è qui. È sempre qua sul tetto. Ragazzi, arrivo da voi, datemi tempo un attimino. Non sono nudo, senza niente. Lezzarino, purtroppo non riesco a vedere nessuna forma di vita. Non andate da soli. Ma ragazzi, preso neanche il primo colpo che era dritto. Ora abbiamo un sacco di soldi, ti posso restare quando vuoi. Ah, brother. Se non moriamo. Ma è proprio sotto di loro lo shop. Noi ci posso provare, solo che lo shop è proprio lì, che stanno guardando tutti. Sti guardoni. Io provo in vano, ma... Mamma che paura. Al massimo cagherò. Vector, stai facendo tu il sex tape? Vai, Marco Fregiz. Sì, sì. Dove è Vector? Come si chiama? È solo che non trovo lo shop. Signor Maurizio! È fuori. C'è gente? No, è dentro, davanti a me, ma non mi ha visto, non so come. Andiamo. È sopra. Sopra, sotto? Sopra. È a destra, però. Gas in avvicinamento. Muoviamoci con cautela. Merda. È dall'altra punta. Eccolo. È blu, quindi possiamo tranquillamente uccidere. Ma ha fatto una cazzo. C'è qualcuno là sopra? Il caricamento giocatore successivo non mi cambia subito. Ma che uno è qua sopra, ragazzi, occhio. E l'ho craccato, solo che poi... Sotto gli Ether, sotto nel corridoio. L'ho ucciso questo qua. Cato. Ma ragazzi, ucciso. Vabbè, vieni a resuscitare prima che parta il gas. È prima che non so dov'è. È qui dove sono io. Vabbè, dov'è? Tutti gli operatori saranno rischierati. Ah, posto, ormai. Ah, le vision. What's the shitty situation? Però amore è morto, non è nel coso, nel gulag. Va bene uguale, no? A posto! Aia, che botta! Ma se mi ritiravi sullo stesso, invece?
Non lo so. Vabbè, andiamo. No, va, compratevi il... È vero, vabbè, andiamo in un altro shop ormai. Torna... No, anche perché sta partendo il gas. E vabbè, ma ce la fate. Vector c'è gente! Ecco, no, se c'è gente, scappa, non ingaggiare. Troppo forte, Moro. Se no mori istantaneamente così. Però veloci. Io ho due corazze, però, ragazzi. Di scorta, dico, Ragazzi, io vado... Non c'aveva niente quello che ho ucciso. Qui. Ma dobbiamo correre, è abbastanza lontano. Scappo. No, è finita la vita, ragazzi, finito tutto. Dobbiamo muoverci. Tutto è finito, tutto. Ma l'amore non finisce mai, Zasmoro, Vector. L'anguria che mi spalma negli occhi. Anche i preti si piegano nudi. Non è questa la canzone di Arisa? Malamore, malamore, no. Arrivo sfregiz. Ragazzi, forse mi fottono prima, C'è questa possibilità. Perché c'era il rischiaramento di tutti quanti. Lo penso. Delpi. Provo a fare una pazzia. Eccolo. No, è crazy in the asshole. Voi andate in safe. Perché vuoi prendere il drago? Vado a prendere Vector. Ma con la macchina? Per forza, piedi, non io posso. Io sto impersonificando un San Pietrino, arrivo. Non è difficile, secondo me. In realtà sto arrivando, quindi potete anche andare per la vostra street. Io devo equipaggiarmi con l'equipaggiamento perché il sedimento... UAB avanzato, merda! Cioè? Vedono tutti quanti mentre si muovono esatta posizione dove sono. Cazzo durosso! Aliezer, ma che paura! Vada! È messa un po' male, ma... Ma lo vediamo anche noi! C'è della sontuosa water! Non siamo su che Fortress, grande figura del cazzo! Non siamo su Fortress! Si è tuffato in un grande lago! Ma stai ancora giocando di Azzardo Forte? Sì, ogni tanto. Sì. Faccio le giornaliere per portare sul... Fai le giornaliere sul... Ma com'è che non trovo più... Cazzo, capezzolino prorompente. Capezzolino prorompente, grazie mille, che ha regalato la salva meccengina. Vabbè, io devo piacere, munizionarmi, per forza. Io non ho munizioni. Se la volete. Cacare male? Entriamo in safe. Arrivo, aspettatemi. Grazie, Bullamac. Dall'altra parte completamente. Grazie mille, Bullamac. Aspetta che arrivo, Beck. Ma è fuori dal pre... Devi fare veloce. Ciccio. Mi strozzo con la pizza, magari sarebbe meglio. Ma stai mettendo la pizza? Ahia, mi sparano col matto! Marco, ma dov'è? È sopra lì il merdaio. Ma fate delle indicazioni. Sì, come te lo faccio? Perché c'è centro io, scusa. Marco era lì, però ce n'era anche uno là. Mi prende fuoco il culo! Entrate qua dentro! Dall'altra parte. Sono stordito. Aia. Poi esco dall'altra parte. L'armistizio. Andiamo in safe prima. Armistizio per cacare, andiamo in safe. Ma io non ho neanche più l'armatura. Io voglio andare sul tetto. Marco, ti sparano istantaneamente adesso. Ho sentito dei cecchini. Ho paura. Da dietro. Dov'è? Dietro la rete. Mi stavo guardando, non mi ha sparato per pietà. Dai, a terra quello là, credo. Craccato uno. Aia, dietro il me! Ed è sotto le scale! Mi spari! Aia, mi sparano. Madredizione. Devo gullaggarmi qua alla fissa. Non si era neanche accorto che ero uno dei nemici. Ha stordito. No, Marco, c'erano gli RPG troppi. Lì, sai che goduria che facevo. Ma erano troppissimi, mi stavano sparando. Caricamento giocatore successivo. Mi ha tirato anche la stordente, tra l'altro. Con chi sono io? Voglio saperlo. Perché siamo brothers, Tocca che gli spacchiamo la faccia. Cos'è sta roba? Ma ho ucciso da Fregni e Mammat. No! Anche i prati fumano. Okay. C'aveva il moschetto. Tutti abbiamo il moschetto. Dov'è l'altro? Il pompa, non è il moschetto. Moschetto. Ma no, c'hai quattro mani, Liezer, oh mio Dio, come fai? No, è normale. No, è giusto, è vero. È vero. No, che sembrava che avevi tre mani, però vedo come si è mosso. Anche i preti sudavano in piedi. Pezzaccio di prete. Malamore, malamore, ragazzi, sembrava che avesse tre mani, no? Da come le ha mosse. Scendiamo qua, vediamo. Andiamo lì, vediamo. Sì. E io con chi lo faccio il gulag? Non c'è nessuno! Ma andiamo dietro, c'è vuol dire che ti respawna se non c'è nessuno.
Cioè, c'è un altro tizio, ma siamo in due. Se non trova 4 vuol dire che respawn, eh. 7 secondi e poi respawn, allora. Ho preso la mia classe, ottimo. Probabilmente quello che ho ucciso io, tra l'altro, lui. Ok, liberato dal gulag, solo che non ho più armi. Mantenere potremmo restare anche Moro, se non dico una cazzata. Sì, ci abbiamo i soldi. Mi si è trovato l'escremento. L'escremento? Di schieramento. Amici, c'è un prete. Non me lo richiede, mi sa che non ci sono più. Uno davanti. Non ci sono più zoomer. No, non ci sono più salsiccioni per restare, quindi niente. C'è uno lì, ragazzi. Dove, dove? Qua sotto. Ho colpito 2 volte, ma ho la pistola io, quindi. C'è qualcosa qui per me? Se lo trovassi sarebbe assurdo. Era lì, poi gli ho tolto un po' di armatura. Ma sta scappando. Poca sbarcare, roba. Ho un'arma almeno, un piccolo mitragliatorino. Avrei delle munizioni. Ah, qua c'è il rifornimento automatico, bello. Però me lo devo trovare. Non è quello lì. Sparano lì, ragazzi. Adesso mi sono rilassato, ragazzi. Sei rilassato? Dopo mi richiudo su Wi-Fi e Rush. Wi-Fi. Mi sa che devo andare a letto dopo. Purtroppo, perché avrei voglia di giocare a One Piece, ma non. Kenshiro, attento a te. Ah, qua c'è una mina. Ottimo. Una canzone bella. Aia. Bella. Mi hanno craccato, sono qui giù. Dietro, qui dietro. Sotto, sotto, sotto. Sono dietro il muretto io, ragazzi. Beh, sono anche dietro. Non sono sciolto, il rumore veniva da qui. Io se muoio, muoio. Sto per morire, sto per morire. Stiamo morendo. Lontano, Vector. Lo so. Ma che siamo, dove erano questi? Vector, si è circondato dal. Lisa, non ti permettere! No! Che mimetica. E ora sono qua in alto. Malamona, malamonano. C'è il presidente del consiglio nudo, l'hai visto? Corsina su Wi-Fi Rush di Runcifall, fammela vedere, oggi. Bella. Come, però il mirino è anche strautile questo qua. Ma che bella. Non sono mai così fisicato, comunque. Bellissima quella pianola pompa, però. Vediamo Oicek, che è un uomo incredibile. Detto, fagli mangiare la polvere. Hai sentito? Qualcuno ha scorreggiato dietro di te. È sopra di me. Ma quello è il trenino Marco, di Marco. Ma che bello, l'ho visto adesso io. Se questo sopra mi desse una mano, no? Sarebbe assurdo. Si stanno sputando nelle cuffie. Ma la mimetica d'orto. L'hai visto? È duro. L'ho visto, a me non mi interessa di lui. Perché adesso si vanno. Adesso si spara con quello sopra. Esatto. Io l'ho voglio. Visto, la finestra. Si è cagato addosso. Le mutande piene, eh? C'è il pannolone col bitorzo. Lo avvio non è una buona cosa, però. Qua quando cammina perde sinistra, marrone. Sinistra. Live extra su Wi-Fi Rush. L'ho già fatta la live extra su Wi-Fi Rush. 25 rimasti. Stai andando bene. Questo è sopra di me. È prima che devo aspettare lui. Te la vuoi tutta la serie, Delpi. Solo che non è neanche così corto, eh. 15 ore è già tanto. O comunque fuori live sono un campione su Wi-Fi Rush. Safe, se fuori safe. Questa porta la chiudo per non sapere leggere né scrivere. Né fare niente, ti cade tutto dalle mani. E la più fai bene a chiuderti qua, perché le rubate, naturalmente. Occhio a non muoverti così che ti sentono i passetti.
Sì, zitta, Ime. È vero. Come tutti gli altri giochi. Resiste, resiste. Vector vincerà la partita da solo, vediamo. Per l'amor del Delo. Allora, questo è uno scemo. C'era distratto con quello dentro. No, dovresti caricare. Ricarica, ricarica. Se no, ancora 45 colpi, adesso ti spara sicuro. Non era così urgente, effettivamente. No, no, meglio l'avercela fatta. Ti è rimasti in 16? Sto mirino è top, comunque. 15. Ma aspetta qua, aspetta qua, tanto sei tranquillo. Questa roba ci mette dalle 11 alle 14 settimane a mirare. Infatti rimani puntato. Una destra. A destra, sì. Adesso ti apre la porta, ti sfonda. Se apre la porta e mi cago addosso. E qualcuno qua vorrà entrare sicuro, quindi... No, devi spostarti pure di safe. No, devi spostarti, Vec. E aspetto che si chiude. Con calma, sì, stai proprio sul bordo. A destra fanno tutte le cose. Ok, si sta spostando, con calma. Sono 8. Prima che mi aspetta quello sopra di me, questo è il fatto. Lascialo scendere lui, magari, prima. La mira. No, warzonato. Si è girato, si è girato e ti ha scopato pure. No, c'era uno dietro di me. La parentela. E per forza erano tutti lì dietro. Avessi avuto la maschera. La maschera avresti... Ah, bene. No, ma erano 4 di un team solo. E questo era un piccolo problema allora. Sì, avresti fatto fatica di bestia. Anche se lo buttavi giù. Bestemmiare, ma. No, non c'era nessuna bestemmia. Amici, vabbè, quindi, adesso è il momento di dormire. Sì. È proprio così. Sì, sì, sì. Ringraziamo Vincenzo per la sua fantastica esibizione pelvica. Grazie a voi. E e niente, a domani mattina con Project Zomboid, domani pomeriggio dalle 2 alle 3 live per i sub, riguardiamo i termomess. Io ho messo dalle 13:30 perché il pre-live partirà inevitabilmente prima. Quindi 13:30? Sì. Tanto sì, mangiamo, poi che cazzo c'hai da fare? Sì, infatti, voglio dire, va bene. Subito. Almeno... Sì, almeno finisco anche prima, che esatto, così mi gestisco poi dopo il pomeriggio, che sembra venerdì. Esatto. E poi la sera, solita roba, e poi c'è il Morrow by Night, insomma un casino, la giornata succosa, pregna. Siamo omori nel Morrow by Night, tra l'altro. Ecco qua. Di non dare false speranze a quell'altra. No, volevo far per davvero. Sì? Non lo so, ci penso. Però no, volevo provarlo almeno. Dai, ragazzi, a domani. Ciao belli. Ciao bellezze. Ciao.